Si torna a giocare, la Pistoiese avrà davanti domani l'Arezzo, arriverà al Melani a ranghi completi, il gruppo tutti a disposizione. Come sono state queste due settimane di preparazione? Buone, buone, abbiamo lavorato bene e sono contento della risposta della squadra. Io credo ci siamo preparati nel migliore dei modi per la partita, per il rinizio di questo secondo campionato. Nonostante il mercato, la Pistoiese ci arriva bene o male come il gruppo del 2017, diciamo così, visto che è la prima partita del 2018. C'è una nuova entrata che è quella del centrocampista Picchi, come lo ha visto? Sì, sì, anche lui è chiaro, si è sempre allenato con l'Empoli, gli manca la gara e questo è ovvio, gli manca la gara, la troverà. Spero qui aumentando via via il numero dei minuti giocati. L'Arezzo vive un momento particolare, lei che squadra si aspetta? Ma sicuramente quando andiamo in campo giocatori e allenatori si dimenticano di quello che è il problema societario, anche se sembra che insomma, a livello societario il problema sia risolto. Daranno il massimo sicuramente di quello che sono in grado di dare. Pistoiese Arezzo è anche una sfida che potrà dire molto in chiave playoff. Ma io spero che noi ce la possiamo fare, almeno a lottarsela fino alla fine, però sì, è la prima delle 17 che mancano, spero in quest'ottica, mi auguro in quest'ottica. Cosa ci vorrà per battere gli Amaranto? Ci vorrà una migliore Pistoiese, la Pistoiese diciamo delle ultime partite da Salinghe, la Pistoiese nelle ultime partite da Salinghe ha dato veramente... fatto delle buone prestazioni, sicuramente ci vorrà una prestazione tipo quelle.